Come ricordare Ennio Sandri se non attraverso una canzone? Che cosa, più di una canzone, può farlo sentire ancora vicino a noi? La musica è stata tutta la sua vita. L'arte del canto e dei suoni, infatti, ne ha accompagnato ogni momento dell'esistenza, tanto che, alla fine, la sua esistenza stessa ha indossato la veste di una bellissima canzone. Intensa, dolce, ricca di significato, breve, troppo breve, quasi un lampo. Ma come il lampo, capace di illuminare l'animo e il cuore di chi ha avuto la fortuna di sentirne l'intensa armonia. Come su uno spartito musicale, Ennio ha scritto note indimenticabili nella vita di ognuno di noi, le ha armoniosamente legate insieme e quindi magistralmente interpretate su di un palco. Dal teatro del Monte Baldo, fatto di luoghi e scenari incantevoli, la dolce melodia delle sue parole e della sua musica è allegramente fuoriuscita, varcando confini locali e nazionali per suonare all'orecchio di altri popoli, come messaggio di amicizia e fratellanza. Ennio Sandri nasce qui, in questa casa, in località Mandion di Lubiara, il 10 dicembre 1946. Nel piccolo borgo del Caprinese, dove vive con la famiglia, trascorre gli anni dell'infanzia. Qui, dove i sassi sa le storie, sembra di sentire ancora gli echi e i profumi di quell'età spensierata. Con gli amici di allora e di sempre, Ennio si alterna tra i giochi all'oratorio e i salti sulle piere della Preara, le corse affannose fin su al Forte San Marco o, viceversa, fin giù al Platano, a ricevere l'abbraccio paterno dei rami del grande albero. Luoghi e volti, suoni ed immagini che rimarranno scolpiti nel suo cuore, anche quando, lasciata la casa paterna, si recherà a Rovereto per studiare presso l'Istituto Magistrale. In quegli stessi anni di intenso studio, il giovane Ennio scopre la sua passione per la musica. Nel convitto salesiano che lo ospita, egli appoggia per la prima volta le mani sulla tastiera di un vecchio pianoforte, e da lì, idealmente, non le staccherà più. Esercitandosi con costanza, ne apprende le prime nozioni, ma poi lascia che siano le sue dita a muoversi liberamente tra i tasti bianchi e neri, seguendone l'istintivo talento musicale. Ennio Sandri, il maestro Ennio Sandri, comincia così, da solo, dipingendo i primi tratti di un quadro che lo accompagnerà in tutti i suoi percorsi artistici, quello di sublime autodidatta della musica. Fin dagli anni della sua gioventù è forte la sensazione che bruci in lui il sacro fuoco dell'arte, alimentato senza tregua da una motivazione d'acciaio. Proprio tale motivazione gli servirà come antidoto di fronte alla mancanza di una formazione musicale accademica. Ritornato tra le braccia della famiglia con un diploma di maestro elementare in tasca, Ennio si iscrive all'Università di Lingue di Verona, che tuttavia abbandona quando gli manca poco alla laurea. Nel frattempo svolge il servizio militare come sottotenente alla caserma Montorio di Verona, esercizio che ne arricchisce la già forte personalità. L'esperienza sotto le armi, ma ancor più quella universitaria, rimane per Ennio molto positiva, tanto che gli permette di apprendere conoscenze culturali e di sviluppare abilità organizzative che metterà di volta in volta a disposizione delle varie realtà in cui si troverà in seguito ad operare. Chi lo ha avuto al fianco, in momenti formali o informali che fossero, ha potuto rendersi conto e più volte beneficiato della sua straordinaria ricchezza culturale e delle sue notevoli capacità di mediazione. Conosceva quattro lingue, amava leggere e viaggiare, nutriva un interesse speciale per la storia. Ovunque egli andasse, in qualsiasi luogo si trovasse, era comunque a suo agio, capace di dialogare sui temi più vari, come di intrattenere rapporti con le persone più diverse.
Nell'arco della sua vita, la cultura non è mai stato uno sterile esercizio fine a se stesso, ma una preziosa merce di scambio nella ricerca del rapporto con il prossimo. Con il passare degli anni, il giovanile innamoramento di Ennio nei confronti di Euterpe, dea della musica, anziché affievolirsi, trova ulteriori stimoli e si fa addirittura più intenso. Nello spazio lasciato libero dal suo lavoro di capo del personale all'ospedale di Caprino, di cui diverrà in seguito responsabile amministrativo, egli si dedica, senza risparmio, allo sviluppo della realtà dei cori vocali. Sono anni intensi che vedono impegnato Sandri in molti ruoli. Inizia nel 1965 come organista della Scuola Cantorum di Lubiana, per poi divenirne, dopo alcuni anni, direttore del coro. E poi, talvolta contemporaneamente, talvolta in tempi e con compiti diversi, lo troviamo quindi, corista del coro La Rocca di Garda, anima dei gruppi musicali che suonano il liscio nelle feste paesane, maestro del coro La Resella di Pescantino. In tempi più recenti è organista della Scuola Cantorum Santa Maria Maggiore di Caprino, maestro del coro Le Voci di Belpo di Pesina. Un'attività musicale a tutto campo, senza mai un attimo di interruzione e con un dispendio piacevole ma assai notevole di energia. Più delle altre sono due però le realtà musicali alle quali la figura di Ennio Sandri si lega in maniera più stretta: il coro San Giovanni Battista di Cavaglione in misura minore, il coro La Preara di Lubiana in misura maggiore. Con il primo, una delle più belle ed emergenti espressioni della musica corale sacra, il maestro Sandri ha l'onore e la soddisfazione di esibirsi nel settembre 1996 a Castel Gandolfo, di fronte a Sua Santità Giovanni Paolo II. È il punto più alto di un lungo cammino musicale, che passa anche, per il dolce ricordo del viaggio, nell'omonima cittadina francese di Cavaillon e Soulier. Saluto anche la Scuola Cantorum San Giovanni Battista, il Cavaillon Veronese e il gruppo del centro di Urbino. Se alla corale di voci miste di Cavaillon, Ennio Sandri lascia una ricca eredità musicale da investire nel futuro, è comunque col coro La Preara che il maestro trova una sua meritata consacrazione come artista della musica. In buona parte è merito suo l'aver dato un respiro più ampio alla felice idea nata da un gruppo di amici in quel lontano 16 gennaio 1979. Con Ennio alla guida, la splendida realtà di Lubiana è cresciuta artisticamente nei suoi 20 anni di attività, uscendo da un rigo musicale fatto all'inizio di sole canzoni della montagna, per recuperare canzoni legate alla tradizione popolare e, successivamente, nell'ultima fase, percorrere itinerari canori più moderni. Trascinato dalla forte personalità del suo maestro, La Preara ha iniziato a farsi conoscere al di fuori della provincia prima, al di fuori della nazione poi, assumendo una dimensione di rilievo nel panorama della musica corale. Scolpito nella mente dei coristi, come nel marmo rosso di Lubiana, le tantissime date, le uscite, i viaggi all'estero, le rassegne musicali, che è francamente impossibile nominarle tutte senza correre il rischio di trascurarne qualcuna. Semmai, è più porre l'accento su un dato che tende ad accomunarle, contribuisce a tenerle legate insieme. Nel ricordo della gente del Monte Baldo, come in quella di Gau-Algesheim in Germania, di Cavaillon e Soulier in Francia, di qualsiasi altro posto in Italia o fuori Italia in cui vi sia stata un'esibizione, si realizza un'identificazione del coro nella figura del suo maestro, per cui chi pensa al coro non può non pensare a lui.
non può non ricordare il suo modo impeccabile di dirigere, l'intima percezione della musica che ne guida il movimento delle braccia, il muoversi soave delle mani in una gestualità dei tratti, ora fermi e decisi, ora dolci e gentili, quasi stesse accarezzando, assieme alle note, i capelli di una bellissima donna. Non si può non pensare al modo elegante ed affascinante nell'introdurre ogni singola canzone del coro, allo stile nel presentare ogni serata, al carisma che trasmetteva ai coristi e al pubblico venuto ad ascoltare. Non si può non ricordarne la serietà, la costanza, la ricerca della perfezione nelle prove, così come nella preparazione di un'uscita, di una serata, di un qualsiasi appuntamento, dando ad ognuno di loro, dal più grande al più piccolo, un tocco di magia. Quell'atmosfera di magia e di buon umore che non si esauriva con il concludersi dell'esibizione canora, ma che continuava anche dopo. Ennio sapeva alimentare la festa nella festa, rivelando il suo lato, nascosto ai più, di grande showman, con le sue improvvisazioni, i suoi scherzi, i suoi travestimenti, la sua simpatia spontanea, la sua naturale capacità nel coinvolgere tutti. Era il primo ad arrivare, l'ultimo ad andarsene. Buonasera e bentornati, benvenuti ancora a questa 18ª rassegna, questo nostro incontro, chiamiamolo incontro questa sera, soprattutto perché è una rassegna un po' particolare, vista la scarsità numerica dei cori, ma la rilevanza artistica di cui poi vi accorgerete, non tanto nostra, ma insomma, vabbè, non voglio dire niente dei nostri amici del Cabriolo, ma sicuramente li sentirete. Ecco, e avete già sentito la nostra storia, avete sentito tutti, ci conoscete tutti quanti, credo, e noi cominciamo subito le nostre tre canzoni. La prima parla di un problema di migrazione che ha toccato duro anche le nostre parti, le nostre contrade qui, soprattutto negli anni scorsi, molti anni fa, alla fine del secolo scorso. Ecco, in questa canzone l'emigrante parte, però e accanto alla nostalgia, accanto alla tristezza del distacco c'è la volontà, la ferrea volontà, la determinazione di tornare. Dice, tornerò, mi costruirò una casetta, un nido, lo chiama lui, nel mio paesello natio e resterò sempre a cantare con gli amici all'osteria. Il primo brano si intitola Io son partito. È proprio vero che la sensibilità di un individuo all'arte è il riflesso di una più grande sensibilità umana. Non stupisce quindi che la dimensione sociale di Ennio Sandri sia altrettanto notevole ed elevata quanto la sua dimensione musicale. Egli era un maestro anche qui. Dirigeva il coro del volontariato Montebaldino, coniugando le sue doti intellettuali ed organizzative con l'entusiasmo, la disponibilità e la dedizione agli altri.
Quando nel 1995 il maestro Sandri riceve la bacchetta d'oro per i suoi 30 anni di attività nel campo della musica, tutto sommato riceve pure, idealmente, l'investitura a centro di riferimento per quanti donano le loro energie nel mondo del volontariato e dell'associazionismo. E ciò nonostante la sua riluttanza ad usare la bacchetta nella musica come nella vita. Seppur maestro dal carattere volitivo e determinato, non ha però mai amato mandare dietro la lavagna nessuno, preferendo, semmai, insegnare dall'alto della cattedra dell'esempio, dell'altruismo, dell'impegno. Breve repertorio, la canzone allegra, speriamo ci riesca almeno questa. Siamo in prima linea e c'è sempre qualche maggiore, come in questo caso, che viene un po' spregiativamente chiamato lucertone, c'è sempre qualcuno che si diverte ad andare a distribuire cicchetti, punizioni, eccetera. E un tenente però lo mette a posto subito, sentirete, con quanta autorità, anche se è un suo subordinato. Bene, vi presentiamo il lucertone, speriamo di avervi fatto passare, nonostante le nostre traversie, alcuni minuti in lieta compagnia. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata con gli altri cori e vi diamo appuntamento al prossimo anno. Amici, buon proseguimento e buonasera. Nel mio settore ci sta un lucertone che esce la sera. Lavoratore instancabile all'interno dell'Avis, sotto la sua presidenza negli anni 90, la sezione di Caprino ha visto quasi raddoppiarsi il numero dei suoi donatori di sangue. Fondatore del GEM, gruppo escursionistico Montebaldino, all'inizio degli anni 70, Ennio Sandri si è ritagliato uno spazio importante, attivandosi per le iniziative di gemellaggio che hanno visto protagonisti Caprino e Gao Algesalmi. Da presidente dell'Associazione per il gemellaggio tra i popoli, a metà degli anni Ottanta, egli ha contribuito ad inaugurare la via dell'amicizia e dell'ospitalità che continua ad essere percorsa oggi, tra persone, espressioni di nazionalità, di esperienze e di culture diverse. Ancora una volta, nella ricerca del contatto tra le genti, egli ha usato lo strumento a lui più familiare, il canto. In Germania come in Francia, non meno che nei suoi luoghi d'origine, il ricordo del suo viso sorridente ed allegro suona vivo come una canzone del suo coro e contrasta con le lacrime, invece tristi, che rigano il viso di chi ne avverte la mancanza. Gli affetti più cari, gli amici, i luoghi, le realtà sociali che lo hanno visto crescere e che grazie a lui sono cresciute, si sentono ora comprensibilmente orfane di un grande esempio di vita, ma soprattutto di un amico. Quasi in una rivincita col destino che non gli ha voluto dare giorni alla vita, Ennio però ha dato molta vita ai suoi giorni. Se piccola è stata la quantità della sua vita, enorme è stata per contro la qualità della sua vita.
Forse l'unico rimprovero che si può muovere a Ennio è quello di aver pensato tanto agli altri e poco a se stesso. Di essersi scordato per molto tempo della sua vita privata. Negli ultimi anni era riuscito con fatica a ritagliarsi dalla sua agenda fitta di impegni pubblici uno spazio privato ed affettivo accanto alla fidanzata Mara. Ma hanno avuto poco tempo. Una domenica sera, che doveva essere di festa, un gelido ed improvviso soffio di vento ha interrotto tutto, portando Ennio lontano da Mara, lontano da noi, mentre una nota triste si impossessava di moltissimi cuori. Ma a Ennio non sarebbe piaciuto di certo un triste commiato. Se gli fosse stato dato modo di scrivere il finale della sua vita, egli l'avrebbe scritto ed interpretato in un crescendo di toni di gioia. Non avrebbe voluto che quel freddo colpo di vento nella notte di San Martino raggelasse per sempre i nostri cuori. Non avrebbe voluto che quell'improvviso colpo di vento soffiasse sui fogli della sua vita, scombinando irrimediabilmente lo spartito che stava di giorno in giorno armonizzando. Raccogliamo i fogli della sua vita. Facciamolo salire ancora una volta, due volte, mille volte sul palcoscenico del nostro ricordo. Lasciamo che accenda la nostra emozione e quindi tributiamogli un lungo e caloroso applauso.